Buonasera e benvenuti a questa trasmissione particolare di Pallovalle. Mi trovo alle mie spalle una marea rossonera e si tratta delle squadre della società del Paganica Rugby che adesso conosceremo un po' più nel dettaglio insieme al presidente che invitiamo qui con noi, è Antonio Rotellini. Buonasera presidente. Buonasera. Allora, ci racconti un po', facciamo un applauso al presidente così, giusto? Giusto per dire al presidente benvenuto a casa sua, in realtà, no? Sì, allora, la spontaneità è stata veramente... Ti vogliono bene, presidente. Tutti bene, allora, presentaci un po', cosa abbiamo qui alle nostre spalle? Aspetta, ci spostiamo. Okay. Vieni. Allora, cominciamo dall'allenatore della prima squadra. Che abbiamo già conosciuto nelle nostre trasmissioni. Sergio Rotellini, forse lo conoscono ormai tutti. Mario Cinque che allena l'Under 14, nascosto c'è Giuseppe Milanese che sta allenando l'Under 16, che pregherei comunque di venire qui. Oh, ecco, perché così. Qua è il suo posto. Fate un applauso anche a lui. Presidente, mi sembra evidente che vogliono più bene a Peppe Milanese. Questo grazie, è poco, ma è sicuro, ma deve essere così. Deve essere così. Poi abbiamo, qui in prima fila il futuro, qui ci sono tutti i ragazzi dell'Under 14, adesso dire tutti i nomi è lunghissimo, poi magari li diranno anche loro, dietro abbiamo una folta rappresentanza di Under 16, Under 18 e anche qualche baldo giovane della prima squadra. Oh, e invece il posto, dove ci troviamo esattamente in questo momento? Questa è la clubhouse del Paganica Rugby, quindi... Dove si consumano i terzi tempi? Si consumano anche tante discussioni, tanti confronti, tante rivisitazioni delle partite che loro fanno, quindi è un posto vivo, diciamo così. Oh, a proposito di posti vivi, ribaltiamo un po' quella che è la solita dinamica delle trasmissioni sportive, si comincia sempre a parlare dei risultati, invece noi cominciamo a parlare delle cose che non riguardano esattamente quelli che sono i risultati sportivi. Allora intanto chiedo a Peppe di venire qui alla mia sinistra, così guadagniamo un po' più campo, ecco. Parliamo un po' di quelle che sono le attività, e fra breve lo faremo anche con un'altra ospite, parliamo di quelle che sono le attività che si svolgono all'interno dell'impianto sportivo di Paganica, al di là degli allenamenti, che cosa si fa? Fabio, innanzitutto ti ringrazio per la seconda opportunità che mi dai di intervenire in trasmissione, e penso che sia un'informazione che non può che far bene a Paganica Rugby e a tutto l'ambiente del rugby aquilano, per cui grazie per il lavoro piacere, che fai veramente, perché è molto importante. I ragazzi che vediamo alle nostre spalle, soprattutto questi più giovani, rappresentano veramente i primi frutti che il grande lavoro di questa società sta producendo. Frutti che derivano non solo dall'impegno che mettiamo nella proposta tecnica, quindi negli allenamenti e nell'organizzazione di tutta quanta la loro attività, ma è anche frutto di tutta una serie di cose che, di attività, scusami la ripetizione, che facciamo qui al campo. Non vorrei rubare il ruolo a Cristina, che sarà sicuramente più precisa di me a descrivere queste cose, ma ti posso anticipare che ci stiamo muovendo in una direzione ben precisa, che è quella di affiancare appunto il sostegno nella crescita atletica, che riguarda appunto la crescita umana e intellettuale dei ragazzi. Riteniamo che questo sia una componente imprescindibile della crescita di un atleta, e le risorse della società saranno divise sempre fra questi due ambiti che riteniamo importantissimi. Allora, chi è che dobbiamo chiamare adesso? Come si chiama? La presento io, se non vi dispiace, la professoressa Cristina Iovenitti, alla quale veramente dobbiamo fare un grandissimo applauso per l'ottimo lavoro che svolge. Allora, ti rubo il posto, torneremo sulla dirigenza del Paganica Rugby. Allora, spieghiamo un po' ai telespettatori che cosa si fa nella biblioteca di qui del campo di Paganica.
Sì, è una struttura che si trova qui di fronte alla Clubhouse, che è stata realizzata subito dopo il terremoto del 2009 e diciamo sostanzialmente in breve che si svolgono attività legate allo studio e alla cultura in generale. Quindi facciamo corsi di affiancamento allo studio per i ragazzi che ne hanno bisogno, corsi di computer, corsi di lingue straniere, corsi di avviamento alla lingua italiana per i ragazzi Fa tutto stranieri. lei, professoressa. No, non sono da sola per fortuna perché sarebbe impossibile. Ci sono mie ex alunne che vengono a darmi una mano, colleghe e ci tengo a precisare che tutto quello che facciamo è chiaramente gratuito ed è rivolto, diciamo, in primo luogo ai ragazzi, ai ragazzi della polisportiva, ma in generale un po' a tutta la comunità e anche agli adulti, perché i corsi poi che noi facciamo sono aperti sia ai ragazzi che agli adulti. Trova delle difficoltà nel lavorare con i ragazzi che giocano a rugby. No, no, assolutamente Magari no. vengono un po' stanchi, un po' e vogliono No, andare al perché campo. vengono prima a studiare e poi si vanno ad allenare. E quindi fremono per entrare in Sì, campo, quello sì. Che esatto. numeri gestisce? Quante persone avete lì? Beh, dipende dalle attività che facciamo. Diciamo che abbiamo raggiunto buoni numeri quest'anno perché sia per quanto riguarda il prestito della consultazione dei libri, appunto i vari corsi, abbiamo superato le diverse centinaia di persone, sommando tutte le attività che facciamo, sì. Chi li porta i libri? I libri li abbiamo avuti tutti in donazione, da privati, case editrici, insomma sono stati tutti donati, sono tutti stati inventariati, catalogati, per cui funziona esattamente come una biblioteca normale, quindi si può venire a consultare, prendere i libri in prestito e poi chiaramente studiare. Oh, qua intorno abbiamo qualche ragazzo che viene a fare i Sì, compiti ce con ne sono lei. diversi, ce ne sono Possiamo diversi. indicare quelli che sono i migliori, perché i peggiori magari li lasciamo un No, po'. sono tutti bravi. Vabbè, un po' ruffiana la professoressa. Vabbè, allora, grazie mille professoressa e complimenti. Torniamo con il presidente al quale voglio chiedere un'opinione per quanto riguarda un evento che si terrà di qui a breve. Ovvero a settembre ogni 4 anni si rinnovano quelli che sono i vertici della Federazione Italiana Rugby. Per la prima volta il Presidente andrà a votare in quella che sarà l'assemblea plenaria di tutte le squadre sportive rugbistiche. Vorrei chiedere un'opinione su quella che è lo stato dell'arte, insomma, qual è un'opinione sull'attuale amministrazione, la forte candidatura che viene dal Veneto, insomma, cosa ne pensate qui a Paganica? Bah, noi abbiamo avuto già alcuni incontri a proposito delle prossime elezioni, perché giustamente si è aperta praticamente una campagna elettorale tra chi ha già la presidenza e vuole tenerla e chi invece vuole naturalmente prenderla. Diciamo che ascoltiamo insomma quelle che sono le proposte che ci vengono fatte e naturalmente le teniamo tutte in considerazione. Il rugby ha bisogno naturalmente di un incentivo forte, bisogna ripartire molto dalla base, avere d'occhio a quelle realtà come la nostra, no? Che magari soffrono anche di tanti problemi e quindi devono avere un'attenzione, deve essere rivolta a loro un'attenzione particolare. E quindi mi fa piacere che insomma, ci siano delle proposte, vi leggo delle proposte insomma, dove vengono messe al centro dell'attenzione le realtà locali. E cercano di dare sicuramente un grosso contributo a queste realtà. Quali sono le difficoltà di una realtà come Pagani che dovrebbero essere prese in considerazione, che penso siano comuni anche ad altre realtà del territorio abruzzese e non solo? Ma si fa presto a dire che le difficoltà, le maggiori, sono sempre quelle economiche, no? Reperire i fondi per andare avanti è sempre una difficoltà. O meglio, è un lavoro sul quale, è un'attività sulla quale bisogna lavorare sodo per garantire un approvvigionamento finanziario che ci consenta di realizzare tanti progetti. Però anche la vicinanza delle istituzioni, perché alle volte non è necessario soltanto reperire dei fondi. Anche, non so, la federazione o altre istituzioni, anche locali, dovrebbero secondo me essere molto, molto più vicine a queste realtà. Che queste realtà sono fatte veramente dell'impegno volontario di tantissime persone, dai ragazzi che vengono ad allenarsi, agli allenatori, al personale di società, perché
però sono realtà bellissime, è un cuore che vive ma che deve essere tenuto in vita anche con la vicinanza delle istituzioni. A proposito di società, obiettivi e via discorrendo, un vostro obiettivo dichiarato quest'anno, l'obiettivo sportivo della prima squadra, già ampiamente messo in cassetta a metà stagione, era la salvezza, per la quale vi abbiamo già ampiamente fatto i complimenti, ma un altro non guasta, e allora complimenti per la salvezza, complimenti a Sergio e ai ragazzi che sono qui con la Serie B. Un altro obiettivo importante sul quale state lavorando con grande dispendio di energie e finora con risultati anche discreti è la Under 14, no? Sì, siamo riusciti a completarla nell'organico, adesso cerchiamo di finire anche tutti i concentramenti, così avremo, al di là della soddisfazione di non ripartire a handicap come siamo partiti l'anno scorso, con 8 punti di penalizzazione, ma soprattutto per cominciare ad avere un'ossatura e una struttura molto più consona alle nostre esigenze. Vogliamo anche fare in modo che questo diventi un punto di partenza, questo è sicuramente un punto di partenza. Ho detto prima, loro sono il futuro, ma non è che li vediamo solo in ottica di giocatori per la prima squadra. Loro sono ragazzi che hanno il diritto di avere un'opportunità di fare sport. Quindi cercheremo di ampliarla il più possibile. Spieghiamo un po' tecnicamente come funziona, perché magari non tutti lo sanno. Ogni società di rugby che ha una squadra seniores è obbligata, per questo si chiamano obbligatorietà, a mettere in campo durante la stagione una squadra di under 16 che partecipa al campionato regionale o nazionale, e voi ce l'avete, partecipa al campionato regionale, e una squadra under 14 che deve fare cosa? Deve fare 14 concentramenti, come vengono definiti in gergo tecnico, quindi 14 incontri con altre formazioni della stessa categoria nell'arco della stagione, quindi dall'autunno fino alla primavera. Avere 14 concentramenti validi, cioè... Con almeno 13 ragazzi in campo, più 2 in panchina. Esatto, quindi adesso siamo avviati a chiudere la stagione, oramai siamo in dirittura d'arrivo e... tranquillamente chiuderemo la stagione avendo adempiuto a questa obbligatorietà. Che cosa ne pensa della struttura dei concentramenti dell'Under 14? La soddisfa, la porta un dispendio di energie, magari i ragazzi devono andare un po' troppo lontano, gli orari, perché si gioca principalmente il sabato pomeriggio, no? Escono da scuola, le trasferte sono un po' difficili. Si gioca il sabato pomeriggio e questo già è un problema, perché alle volte gli orari non coincidono proprio per alcuni con l'uscita dalle scuole e quant'altro, quindi è sempre una rincorsa. Che dire, sì, hanno la loro funzione, è giusto che ci siano, forse sì, organizzarli anche meglio anche a livello locale, strutturarli proprio in un modo diverso. In fondo i ragazzi secondo me hanno bisogno sì di giocare, questo è importante, però forse avrebbero maggiori opportunità se ci fossero più formazioni nell'ambito locale, più vicine insomma alle proprie realtà. Bene, allora salutiamo il presidente del Pagare che si andrà a sedere qui tra i ragazzi. Approfittiamo. Prego presidente, vuoi salutare? No, volevo ringraziare voi per l'opportunità che ci avete dato. E certo, lascio la parola a loro, che sicuramente adesso è la parte più divertente del tutto. Va bene? Adesso andiamo con la parte sportiva. Grazie presidente, allora. Questa volta l'applauso per il presidente è stato un po' più spontaneo, allora parliamo con quella che è la compagine tecnico-sportiva della prima squadra, paroloni per indicare che cosa, l'allenatore e il capitano della Serie B, che invito qui ad avvicinarsi al microfono. Buonasera, buonasera. Allora, abbiamo con noi Gino Fernando e Sergio Rotellini, che sono appunto capitano e allenatore della prima squadra, i quali sono stati già nella nostra, avvicinatevi un po' di più e diamo un po' di fronte alla telecamera, se no poi ci avremo problemi con gli operatori che si arrabbiano, sono nervosissimi. Allora, dicevamo, abbiamo già avuto con noi nella nostra trasmissione, abbiamo il piacere di averli di nuovo, e chiediamo subito a Gino Fernando come sta andando questo girone promozione, al di là dei risultati? Ma al di là dei risultati è un girone di promozione molto complicato,
se lo guardiamo insomma da un altro punto di vista, perché tra gli infortuni, tra gente che se ne va, complicazioni tra i giocatori, insomma non è poi così bello, però ci stiamo dando da fare per fare il possibile, rendere queste ultime partite, dare al meglio quello che possiamo fare. Parliamo un po' di una cosa che è subito saltata all'occhio a quelli che sono i vecchi conoscitori del rugby del centro-sud. Voi vi trovate in un girone che è composto dai peggiori campi storicamente di questo sport in Italia. Allora, meno male, siete già stati ovunque. Ti chiedo, qual è il peggiore che hai trovato finora? Il più difficile, il terreno più brutto, quello con il pubblico un po' più fastidioso? Guarda, per adesso il pubblico più fastidioso, il campo più brutto è stato quando siamo andati a Catania. Praticamente era un campo di terra, proprio di pozzolana, e gli spettatori, insomma, non era proprio un pubblico british, quindi erano anche capaci di far volare qualcosa dagli spalti. Comunque è andata benino. Invece per quanto riguarda l'emozione della trasferta in Sicilia, insomma, una cosa bella lunga, no? Una cosa che non so se tu hai mai provato. Sì, come no, quando ho fatto il mio primo anno di Serie B con Rieti siamo andati sia a Messina che a Ragusa e quindi già conoscevo un po' l'ambiente anche con la trasferta in aereo, quindi ero già conoscevo insomma come maneggiarmi. E l'unica cosa buona anche è stata il cibo che ci hanno offerto tra arancini e cannoli. Le trattano bene, insomma, in Sicilia. Siamo trattati bene. Oh, questa è una cosa molto positiva. Sergio, invece, io lo vorrei tirare in ballo su una questione. Se vi scambiate di posto, siamo un po' più, se no mi sposto io, non è un problema, siamo un po' così. Allora, ultimamente Sergio Torini sta facendo qualcosa che all'Aquila non si vede da anni, un po' perché non c'è una seniores che ha una 18 abbinata adeguata. Paganica ce l'ha e prova a inserire i giocatori del settore giovanile in prima squadra con risultati discreti, mi risulta. Sergio, che cosa ci può dire su questo? Sì, l'obiettivo della polisportiva, del Paganica Rugby, è tutto quanto finalizzato a 360 gradi. Si parlava prima dell'aspetto culturale, si parla dell'aspetto sportivo e la nostra grossa ambizione è quella di formare giocatori di rugby, però nel senso dobbiamo un attimo diversificare da quello che si intendeva prima il giocatore di rugby, terzo tempo, birra. Noi quello che vogliamo cercare di fare è la costruzione di uomini e di atleti. Questo è l'obiettivo che ci ha dato la società e dobbiamo continuare a lavorare per questo. Lavorare per la crescita dei giovani è normale. Noi voglio riandare al discorso che facevate prima col presidente riferito alla 14, no? Alla qualità di quello che può essere di quello che possono essere i concentramenti loro. E lo stesso discorso vale anche per l'under 18, per l'under 20. Ti voglio ricordare, Zen, prima vi è sfuggita una cosa, che noi abbiamo anche l'obbligatorietà della 20. Oltre alla 16 e alla 14. E il discorso, ci vorrebbero delle competizioni un po' più alte per far crescere i ragazzi. E anche il campionato in regionale della 20, a parte due partite, poi la qualità è quella che è. Quindi tu proporresti un campionato intermedio tra il regionale e l'elite, magari? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, perché i ragazzi hanno bisogno di confronto sempre a un livello più alto, perché sennò si rimane nella mediocrità e nelle problematiche di situazioni che tutti quanti conosciamo bene. Magari andiamo a fare partite con 12-13 persone, non si gioca, perché non ci nascondiamo dietro a niente, questa è la realtà purtroppo che abbiamo qua in Abruzzo. Quindi anche magari unendo situazioni di varie società,
messe insieme per far sì che il livello si alzi sempre di più. Però questi poi giustamente ci stanno delle direttive federali che bisogna rispettare e qua dopo diventa tutto quanto il problema. Qualche dirigente direbbe che potrebbe costare qualche lira in più un campionato del genere però? Ma sicuramente sì. Sicuramente sì, però tra costare un campionato qualche lira in più e costare e fare delle cose che magari possono servire a poco e niente, io penso che sia anche le società che vogliono crescere si impegneranno di più a trovare risorse e fondi per poter far sì che questo avvenga. Per quanto riguarda invece l'aspetto sportivo, purtroppo non è ancora arrivata una vittoria in questo girone per il Paganica, è pure vero che il calendario non è stato proprio dei migliori. No, io non voglio contraddire un attimo Gino, però questo girone di promozione noi siamo partiti con un calendario veramente, veramente duro. Benevento che aveva vinto l'altra fase, Civitavecchia che aveva vinto la fase dove stavamo noi, successivamente due trasferte una dietro l'altra in Sicilia, e ci è costato un po' questo. Noi abbiamo, però ti posso veramente dire che io sono, a parte la partita di Messina, ma di tutte quante le partite fatto e la partita di Colleferro qua a Paganica, sono veramente soddisfatto della prestazione della squadra. Perché sì, finalizzato il risultato probabilmente qualche cosa ci manca, perché noi ce la siamo giocata con tutti, ce la siamo giocata anche domenica a Civitavecchia, eravamo agganciati al risultato fino a un quarto d'ora dalla fine, poi ci hanno fatto un'altra meta e la forbice si è allargata, però la cosa bella di domenica è stata la tristezza dei ragazzi, perché hanno perso vedere la tristezza dei ragazzi che hanno perso la partita, ma nei loro occhi vedevo la consapevolezza di aver dato tutto in campo e di uscire soddisfatti da quella partita. Questo per me è la cosa grande, la cosa fondamentale, perché domenica io per l'ennesima volta ho visto una squadra, ho visto atleti che lottavano per il compagno, ho visto atleti che lottavano per la maglia. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, questo girone abbiamo cambiato anche un po' la metodologia d'allenamento, perché abbiamo portato insieme a noi anche i ragazzi della 20 per iniziare un percorso di crescita individuale, per poi stare a servizio di quello che deve essere il collettivo. E sicuramente è poco che stiamo lavorando insieme, però penso che già si sono visti i risultati. L'Under 18 sta facendo un bel percorso, bisogna crescere ancora molto sotto l'aspetto mentale, però sinceramente penso, sono sicuro che quest'anno abbiamo gettato veramente delle solide fondamenta per far sì che riusciamo a costruire una buona cosa. Allora, ringraziamo Sergio, ringraziamo Gino e andiamo a vedere quelle che sono le solide fondamenta del Paganica. No, entriamo un po' insieme. Grazie a entrambi. Allora, iniziamo dall'Under 14 che è seduta qui e comincia a mostrare segni di irrequietezza, e cominciamo con il capitano dell'Under 14. Come ti chiami? Domenico Pace. Oh, Domenico, allora facciamo un applauso a Domenico. Sicuramente meritatissimo, va sottolineato che però l'applauso è partito da Peppe Milanese, che è un po' il sobillatore qua di tutta la situazione. Allora, che ci racconti di questa Under 14, come ti stai trovando? Molto bene, perché comunque è una squadra che si impegna nelle partite, anche se alcune le abbiamo perse, ha sempre dimostrato grinta e siamo partiti comunque con pochi giocatori. Adesso siamo riusciti a raggiungere un numero abbastanza alto per appunto far giocare meglio, insomma riuscire a raggiungere l'obiettivo. Come vi trovate con Mario Cingoli, l'allenatore? Adesso lui se n'è andato, quindi ne possiamo parlare male tranquillamente.
No, molto bene, comunque te ringraziare anche Simone Dinella e anche Antonio Piccirilli, perché quando Mario 5 per esempio sta lavorando e quindi non può venire all'allenamento, anche loro quindi ci aiutano e non ci fanno appunto perdere l'allenamento. Loro ci aiutano molto appunto perché stanno cercando di far crescere e abituarci, specie a noi che siamo 2002, a passare alla categoria maggiore che è l'Under 16. E vabbè, quindi l'anno prossimo si gioca in Under 16, ti senti pronto tu? Sì, abbastanza. Ma vabbè, l'importante è che siamo convinti. Ok, grazie Domenico. Allora, cerchiamo di entrare un attimo qui tra le fila del Paganica e raggiungiamo una persona a caso. Vieni, alzati un attimo. Ok, allora, capitano dell'Under 16, come ti chiami? Tutto un applauso, bellissimo, tutto bellissimo, bellissimo, bellissimo. Nico Polidoro. Oh Nico, allora già su sei venuto in trasmissione qualche tempo fa, eri un po' più timido, ti vedo adesso ancora ugualmente timido, però non fa niente. Adesso il campionato dell'Under 16 è quasi finito, com'è andata? È un campionato molto difficile, però la squadra si impegna ogni partita e dà il massimo di quello che può e i risultati sono quelli che sono, però noi sappiamo che diamo il massimo ogni partita e quindi cerchiamo di vincerle, però poi il campo dice altro. Facciamo un po' gli antipatici, l'ultima partita com'è andata? È andata un po' male perché abbiamo perso 37-5 più o meno. Con chi? Con la Vezzano. Dove? A Paganica. Aia, 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 ma forse non va bene però, una sconfitta un po' pesante. All'andata com'è andata con Avezzano? E abbiamo fatto altre due partite prima di questa e una l'abbiamo persa... Vabbè, lasciamo perdere Avezzano, comunque non fa niente, non è un problema. Allora, invece, quali sono gli aspetti positivi di quest'Under 16? Quanti siete in campo? Siete tanti? Sì, perché all'inizio dell'anno eravamo sempre 5, 6, poi siamo arrivati a 13 e non... La prima parte della stagione non siamo neanche andati a pescare a giocare, invece andando avanti siamo diventati sempre di più, arrivando anche a 30 persone a qualche volta. Vedi, quindi si gettano anche, come diceva qualcuno prima, le basi per il futuro. Ok, grazie capitani, andiamo avanti. Ci spostiamo, un piccolo saluto a Ionzano che è simpaticissimo. Ciao Ionzi. Ciao. Ok, andiamo avanti però e raggiungiamo, se ci riusciamo, perché qui è un po' complessa la situazione, il capitano dell'Under 18. Oh, ti chiami? Oh, vedi? Come ti chiami? Aspetta, facciamo finire l'applauso. Allora, come ti chiami? Daniele Sacchetti. Oh, Daniele, quest'Under 18 invece i risultati sportivi li sta dando qualche soddisfazione anche, no? Sì, siamo partiti bene e siamo arrivati... Bene, e stiamo facendo un bel campionato. E adesso siamo arrivati secondi matematicamente e dobbiamo fare la fase interregionale e cerchiamo di fare il meglio. Insomma. Sapete già con chi giocherete? No, non lo so. Vabbè, non spaventa nessuno tanto. No. Chi vi allena? Iuri e Sergio. Ah, Iuri e Sergio. Ah, voi giustamente avete iniziato ad allenarvi con la prima squadra, no? Come vi trovate? Abbastanza bene. Beh, che di asini vecchi non ce ne stanno tanti nella prima squadra, sono tutti giovani, quindi bene o male l'età è quella. Tu quanti anni hai? Io 18. Quindi c'hai un altro anno in... No, e l'anno prossimo esco dall'Under 20. Che ruolo giochi? Da pilone. Ah, ecco, allora farà sicuramente piacere avere un nuovo prima linea in prima squadra. Ok, grazie mille capitano. Grazie. Allora... Concludiamo la nostra trasmissione qui da Paganica con un'altra chicca. C'è qui un innanzitutto salutiamo Fabio Rotellini. Ciao. Che ha voluto fortemente venire a parlarci di questa cosa, che proprio lui ce l'ha, è una cosa che sente dentro, è il giornalino di Paganica, che è del Paganica Rugby. Allora, che cosa niente, questa è una novità che è stata ripresa quest'anno, che praticamente dove c'è scritto l'articolo delle partite della prima squadra, quindi esce di solito la domenica dopo e il lunedì dopo la domenica, e c'è scritto quindi l'articolo del nostro addetto stampa Angelo Liberatore,
E poi niente, c'è scritto riflessioni, sentimenti anche da bordo campo dei genitori, di persone comunque esterne al campo, articoli di vecchi giocatori che comunque sentono di dire le proprie impressioni sul rugby e sulla società. Insomma. Voi vi sentite parte comunque di un collettivo più ampio della squadra? Cioè sto parlando del paese, no? Sì, è vero. Noi dovunque andiamo c'è gente che ci saluta, gente che si vede che ci vuole bene, insomma. Abbiamo ricreato una bella sensazione qua al campo. Va bene, allora grazie Fabio e grazie a tutti. E grazie per averci seguito. Un saluto a tutti gli spettatori di TV6. Buona serata.